tredicesimo gol stagionale, sempre pericoloso anche quando la squadra nel primo tempo non ti stava aiutando. Davide Merola è il leader di questo Pescara. No, i meriti vanno a tutti, non vanno solo a me. Penso che oggi c'è la squadra ha risposto in modo giusto come doveva rispondere, infatti siamo contenti perché è un punto da dove dobbiamo ripartire contro una squadra forte e ci abbiamo creduto e ci dobbiamo credere da qui fino alla fine. Quanta cattiveria ci hai messo in quel sinistro il calcio di rigore? No, diciamo ho avuto un battibecco col portiere, ma è successo, dici? No, è robe da campo, dai, ci sta che loro ti provocano un po', però robe da campo, rimangono in campo, sto senza problemi, tranquillo, sono contento. Calciato un po' più forte del normale. Sì, dai, diciamo che l'ho impattata proprio bene. E poi gli potevi fare ancora lo scherzo più grande al portiere se Federico, e per Federico intendo a Cornero, avesse finalizzato quella bellissima palla che gli hai dato 10 secondi dopo. Sì, abbiamo avuto quei 5 minuti dove addirittura potevamo vincerla, ci sono errori che fanno tutti e Fede è un grandissimo giocatore, ci andrà avanti, quindi tranquillo. Il capitano è Riccardo Brosco o Filippo Di Pasquale di Pellacani, però il leader in campo è Davide Merola. Che messaggio ti senti di mandare, Davide? No, io posso solo dire che capitani siamo tutti perché siamo un gruppo che ci crede nonostante tutte le difficoltà che stiamo passando, perché quando non fai risultato ci sta che magari entriamo in campo con qualche difficoltà in più, ma da qua alla fine il messaggio che posso mandare è che noi ci crediamo sempre e speriamo di fare più punti possibili per entrare nei playoff nel miglior modo possibile. Prima delle domande da studio ti volevo chiedere il nuovo modulo 3-4-1-2, quindi diciamo abbandonato il modulo di mister Zeman almeno per questa partita, sei più vicino alla porta, ti piace di più, per te è indifferente? Ma io gioco dove mi mettono, non è... Se dovesse scegliere Davide Merola allenatore, dove si metterebbe Merola? Mi piace di più giocare vicino alla porta, magari fai una fase difensiva in modo diverso, la fai uguale, però va bene uguale, si vede che comunque si sta più vicino alla porta, magari se capita un'occasione più da area di rigore, perché mi è capitato anche al primo tempo dove poi il difensore mi ha fatto un grande intervento, però più vicino alla porta stai e più probabilità c'hai di fare gol. Hai fatto anche un grande assist per Aloy che è arrivato con un attimo di ritardo. Sì, è vero. La domanda per Davide Merola che ha l'auricolare, Massimo Profeta. La domanda la farà Massimo Epifani. Massimo. Ma veramente ci abbiamo anticipato Enrico, perché gli volevo chiedere il cambio di modulo. Logicamente lui è un giocatore che ha giocato sempre in fascia, adesso si trova a fare un ruolo diverso, quello gli volevo chiedere. Ma lui in questo momento è il giocatore che sta trascinando quel Pescara e lo deve fare fino alla fine perché ha i mezzi e anche la personalità di far rinascere questo Pescara. Anche se mi permetto di aggiungere che lui nasce, correggimi se sbaglio Davide, trequartista in realtà, no? Diciamo prima punta, seconda punta, dai. Esatto. Quindi però venendo dal mister Zeman che lo conosca, è un martello su quel ruolo, adesso cambiare di nuovo ruolo per lui, credo vicino alla porta è quello che può fare più gol di tutti in questa squadra. No, ma infatti non è cambiare ruolo, cioè comunque giochiamo all'attacco, quando arrivano le occasioni dobbiamo essere bravi a sfruttarle, poi se arriva a me cerco di sfruttarla al meglio possibile. Avevi mai fatto i 13 gol da professionista? No. Se non mi sbaglio a Foggia, però mi tolsero due gol per il Catania che fallì, quindi però non mi ricordo bene. Devo... Ufficialmente oggi 13° gol, migliore stagione di Merola. Devo controllare, spero di, allora, di arriva non... Arriva super, ecco, così almeno non ci sono... Per il bene del Pescara, pure. E ci vediamo... ci vediamo venerdì Mix Zona a Rimini, perché vuol dire che continui a segnare. Speriamo. Grazie a Davide Merola.